edizione del TN Flash speciale prepartita. Una finestra molto particolare che vi accompagnerà nella preparazione delle gare, con le ultime dai campi di allenamento, sulle formazioni e tutti gli aggiornamenti prima del weekend calcistico, sul Torino e su tutte le sue avversarie. Manco a farlo apposta questa primissima edizione è proprio dedicata al derby, con il Toro che arriva dall'importante vittoria in rimonta contro il Verona, mentre la Juventus è stata impiegata nella partita di ieri di Europa League, un turno infrasettimanale che sicuramente ha fatto perdere un po' di smalto agli uomini di Conte. Uomini di Conte che sono tornati proprio oggi ad allenarsi in vista del derby, e dunque noi di TN siamo andati a spiarli per vedere come stanno preparando questa gara. Da Vinovo, in collegamento telefonico, c'è il nostro Manolo Chirico per raccontarci tutto. Dopo la sfida di Europa League, la Juventus prepara il derby. Antonio Conte sta valutando attentamente le condizioni dei suoi, in particolar modo in casa bianconera gli occhi sono puntati sulla difesa, con Cáceres e Ogbonna pronti a sostituire rispettivamente Barzagli e Chiellini. Lichtsteiner, Vidal, Marchisio e Samoah sono certi di un posto a centrocampo, rimane invece in ballottaggio Pirlo con Pogba. In attacco dovrebbe essere confermato il tandem offensivo Llorente-Tevez. Da Vinovo è tutto, Manolo Chirico, a voi studio. Anche il Toro di Ventura prosegue la preparazione in vista del derby. Il tecnico genovese starebbe pensando di riconfermare la formazione vincente di Verona con un solo cambio, ovvero il ritorno in difesa di Maximovic al posto di Cesare Bovo. Sarebbe confermato dunque il solito 3-5-2 con Padelli tra i pali, in difesa oltre al serbo Glick e Moretti, da destra a sinistra in mezzo al campo Darmian, Kurtic, Vives, El Kadouri e Masiello, e il tandem d'attacco ovviamente Cerci e Immobile. Per l'edizione odierna del TN Flash prepartita è tutto, l'appuntamento con la videoinformazione di Toro News ritorna la settimana prossima con nuovi contenuti, tutte le novità che vedrete e scoprirete sul nostro sito, ma l'appuntamento è soprattutto per questo weekend, quando sabato ci sarà il derby primavera a partire dalle 11 con la diretta di Toro News e tutti gli aggiornamenti in tempo reale, dunque non perdetevelo, ma soprattutto a partire dalle ore 18 quando allo stadio di Venaria andrà in scena il derby, quello tra le prime due squadre, il derby della Mole. Non perdetevelo, restate con noi!